Veramente ringrazio. Quando io andavo per villaggi a fare riunioni di donne e di vecchi, si era già nel 1945 e si sperava nella liberazione di Cina. Il fronte era a qualche tiro di schioppo, ma a meno di un anno di prima, proprio quando anch'io scappavo di valle in valle, inseguita da uno di quei terribili rastrellamenti, la montagna reggiana era stata messa a ferro e fuoco, letteralmente. Ho trovato documentato il tragico bilancio di quel luglio 1944. Gli incendi che io avevo visto da lontano erano probabilmente quelli delle 882 case distrutte nel comune di Villa Minozzo e quelli dei fienili e dei cumuli di grani mietuti da poco. In quel luglio del 1944 gli arrestati montanari furono 200, i deportati 50, 36 gli uccisi civili, senza contare i 21 morti e i 6 dispersi fra i garibaldini. Un altro rastrellamento altrettanto crudele c'era stato in ottobre e un altro in novembre, e come di consueto i tedeschi, i fascisti razziavano persone, prodotti, carri, biciclette e bestiame. È comprensibile che dopo un anno intero di queste tragedie gli uomini e le donne, pur pieni di speranze e di aspettative, fossero in quelle vie rinoni taciturni e ancora dominati dalla paura. Un po' di riconoscenza concreta, in verità, si cercò di darla ai montanari subito dopo la guerra, per iniziativa dell'ANPI e delle donne dei gruppi di difesa. Furono raccolti generi vari e si iniziò quella straordinaria ospitalità ai bambini che poi venne realizzata appena dopo e in grande per i bambini di Milano, di Cassino e di Napoli. Risulta anche che quasi tutte le ricevute rilasciate dagli intendenti furono onorate dalle nuove autorità a guerra finita. E ora una poesia sul 25 aprile. 25 aprile. L'importante è non rompere lo stelo della ginestra che protende oltre la siepe dei giorni il suo fiore. C'è un fremito antico in noi, che credemmo nella voce del cuore, piantando alberi della libertà sulle pietre arse e sulle croci. Oggi non osiamo alzare bandiere, alziamo solo stinti medaglieri, ricamati di timide stelle dorate, come il pudore delle primule. Noi che viviamo ancora di leggende, incise sulla pelle umiliata, dalla vigliaccheria degli immemori. Quando fummo nel sole e la giovinezza fioriva, come il seme nella zolla, sfidammo cantando all'infinito, con un senso dell'eterno e con mani colme di storia, consapevoli del prezzo pagato. Sentivamo il domani sulle ferite, e un sogno impalpabile di pace, immenso come il profumo del pane, e sui monti che videro il nostro passo, colmo di lacrime e fatica, non resti disseccato quel fiore che si nutrì di sangue e di rugiada in un aprile stupendo, quando il mondo trattenne il respiro davanti al vento della libertà, portato dai figli della Resistenza. Giuseppe Bartoli. Bella ciao, e questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Due strofe per due canzoni dal canto delle mondine dell'Ottocento. Nasce durante la resistenza partigiana, o dopo, secondo alcuni. Bella ciao, un inno per tutti i popoli a lottare per la libertà. Thank you.
alzata. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ogni mattina appena alzata. In risaia mi tocca andare, e tra gli insetti le zanzare. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, e tra gli insetti e le zanzare. Duro lavoro mi tocca far, il capo in piedi col suo bastone. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 il capo in piedi col suo bastone, e noi curve a lavorare. Mamma mia, oh, che tormento. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 mamma mia, oh, che tormento. Io ti invoco ogni domani, ma verrà un giorno che tutte quante, oh, bella ciao, bella ciao.